ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere un'altra parte dell'attrezzatura che serve per fare sci-alpinismo. Oggi vediamo gli attacchi da sci-alpinismo, argomento assolutamente difficile che ha bisogno di tante spiegazioni. Per questo vi chiedo scusa se andremo molto lunghi nel video. Innanzitutto, esistono due tipologie diverse di attacchi da sci-alpinismo: gli attacchini, come quello che ho qui sotto, e gli attacchi basculanti, che andremo a vedere tra poco. Allora, ecco, come vi dicevo, un esempio di attacco basculante. Questo è un Salomon Guardian. E qual è la caratteristica principale di questi attacchi? È quella di sciare molto bene ed avere una sciata migliore in fase di discesa. Questa tipologia di attacchi sono molto improntati alla discesa. Con un piccolo click si riesce a sganciare direttamente l'attacco e questo vi permetterà di camminare in salita. Chiaramente il peso è elevato, non è adatto a gite lunghe, ma predilige uscite brevi. È più un attacco di orientamento freeride, magari con gli impianti. Per bloccarlo basta dare un colpo molto forte. Questa tipologia di attacco supporta sia lo scarpone con la suola in vibra che lo scarpone classico da pista. Come tipologia di sgancio supporta sia quello frontale che quello laterale che quello dietro, come un attacco da pista. Adesso andiamo ad analizzare gli attacchini. Questa tipologia di attacco è stata una rivoluzione nel mondo dello sci-alpinismo perché permette salite molto più veloci e discese comunque assolutamente sicure e goduriose. Importantissimo, facciamo una distinzione di base. Esistono tre tipologie diverse di attacchino: quelli race, che andremo a vedere dopo, che sono molto minimalisti e il cui peso è davvero davvero basso, circa 200-250 grammi. Poi abbiamo un attacchino di questa tipologia, quindi classico, da touring, improntato all'essere valido sia in salita che in discesa, ed è l'attacco più presente sul mercato. Abbiamo una terza tipologia di attacchini che io al momento non possiedo, che è un attacchino più orientato al freeride, tra cui possiamo solo citare il Salomon Shift o lo Skitrab TR2, leggermente più pesanti degli attacchini da touring classico, ma sicuramente più efficaci in discesa. Allora, innanzitutto, l'attacchino è composto da due parti: il puntale e la talloniera. Nel puntale, come vediamo, sono messi questi due piccoli pin che ritroviamo all'interno della punta del nostro scarpone. Per attaccarli basterà fare una leggera pressione e il nostro attacchino entrerà. Questa fantastica leva è fondamentale nell'utilizzo di questi attacchi. Serve per bloccare lo scarpone in fase di salita. Guardate, la capacità di camminata del nostro attacchino è di gran lunga superiore all'attacco basculante. Faccio anche vedere com'è fatta la talloniera. La talloniera è dotata di questo sistema che permette all'attacco di ruotare a seconda della necessità. Questa infatti
è la posizione base da tenere in salita. Man mano che le gambe si affaticano e la pendenza aumenta, basterà girare per andare a inserire l'alzatacco. Questo vi permetterà di avere molta più agilità in fase di salita e di ridurre leggermente la pendenza. In fase di discesa, quando arriviamo in cima, giriamo la nostra talloniera e blocchiamo l'attacchino. Come possiamo vedere, questo attacco ha altre due cose fondamentali. Lo ski break, che è simile a uno ski stopper, fa lo stesso identico lavoro, quindi in caso di apertura accidentale lui si alzerà e bloccherà lo sci, evitando di perderlo e evitando la caduta accidentale verso valle del vostro sci. Seconda cosa, come vedete, questi attacchi sono piastrati. Questo aiuterà lo sciatore in fase di discesa, perché distribuisce il peso dello sciatore su più parti nello sci, su una superficie più ampia. Questo comporta l'avere maggior controllo. Come vediamo, abbiamo anche un piccolo inserto qui. Questo serve per i rampant, che vi serviranno nelle giornate di neve ghiacciate, che vedremo in un'altra puntata. Quest'oggi non andremo ad analizzare il valore di sgancio degli attacchini. Sappiate che però ogni attacchino ha dei valori di sgancio diversi. Sicuramente non sono simili a quelli degli attacchi basculanti. Infatti l'attacchino, per funzionare correttamente, deve essere montato in maniera perfetta sia come lunghezza che come peso. In questo modo non altererete i valori di sgancio garantiti dalla casa madre. Adesso voglio farvi vedere un attacchino di tipo race. In questo modo andremo a confrontarlo con quello che abbiamo già qua. Allora, abbiamo aggiunto alla nostra rastrelliera un attacchino race, uno sci con un attacchino race. Guardate allora, innanzitutto, la differenza di peso. Come potete vedere, l'attacchino race è molto più minimale. È fatto, infatti, in maniera completamente diversa. Non ha nessuna piastra all'anteriore e ha solo una piccola piastra di regolazione al posteriore. La differenza tra le due torrette è molto grande. Che cosa succede? L'attacchino gara è fatto così per evitare di far alzare il peso del vostro set in maniera esponenziale. Questo è un attacco che talloniera più puntale va a pesare 275 grammi. Che cosa succede? Come vedete, oltre che essere molto minimale, può girare anche questa talloniera e semplicemente ruotando questa clip verso la parte anteriore avremo la posizione di camminata standard. Come sempre, basterà agganciare e tirare sulla leva e, come vedete, anche in questo caso la nostra camminata è sicuramente eccezionale. Quando saremo in cima, stesso discorso, giriamo la clip e andiamo ad agganciare lo scarpone. Questa la lasciamo ben dietro e siamo pronti alla discesa. Che cos'ha ancora questo attacchino? Non ha, come vedete, lo ski break per ridurre leggermente il peso. Io tendenzialmente uso dei laccetti che poi aggancio allo scarpone. In questo modo
anche in fase di caduta, lo sci rimarrà molto vicino a se stessi. Per chi è pensato l'attacchino? Quali vantaggi ha l'attacchino? Ve lo spiego subito. Innanzitutto, l'attacchino è pensato per tutti quegli sci alpinisti che mettono davanti la salita alla discesa. Sia chiaro, l'attacchino è fatto innanzitutto per salire. Il vantaggio è notevole rispetto all'attacco basculante. Rendiamoci solamente conto che qua abbiamo 275 grammi circa contro il 1,7 kg del Salomon Guardian che guardavamo prima. Grandi salite, ma allo stesso tempo grandi discese, perché l'attacchino ha uno stile di sciata leggermente diverso, ma una volta capita la sciata e la tipologia di sciata non avrete nessun problema. Sono stati una rivoluzione, lo sono ancora adesso. L'88% degli sci alpinisti sulle Alpi usa attacchino. C'è un motivo, ed è il fatto che davvero risparmierete tanta fatica in salita e vi divertirete lo stesso in discesa. È molto più pratico, è molto più leggero e ne vale la pena anche per chi è un neofita, per chi vuole costruire innanzitutto il suo primo set da sci alpinismo. Per queste persone eviterei un attacco gara ed eviterei un attacchino freeride. Rimarrei su un attacchino da touring classico, da rimanere sui 450-500 grammi. Perché? Perché vi permette allo stesso tempo di divertirvi e di salvare le ginocchia in maniera quando cadrete. Per concludere, uno dei grandi consigli che do sempre a tutti è quello di non snaturare l'identità dell'attacchino. Un attacchino race non può andare su uno scione molto largo da touring pensato per la neve fresca, perché semplicemente farà un pochettino più di fatica a governarlo rispetto ad un attacco di questo tipo. Non snaturate mai l'identità dell'attacchino. Seconda cosa importante per gli sciatori già un pochettino avanzati: se preferite salire molto forte, fare tanti metri di dislivello, non abbiate paura degli attacchi race, anzi sfruttateli, montateli magari sullo sci un pochettino più stretto, e se vi piace salire non vi tradiranno, anzi vi divertirete il doppio. Per le persone invece a cui piace particolarmente scendere, magari anche con qualche evoluzione, con qualche cliff, con qualche tipologia di backflip e cose di questo tipo, montateli un pochettino più strong, comprate un attacco un pochettino più orientato alla discesa. In questo modo avrete tutto quello di cui c'è bisogno per portare a casa una discesa da Freeride World Tour. Spero di esservi stato utile in quest'altro video sugli attacchini. Per qualsiasi domanda, mi raccomando, non abbiate paura, ci sono i commenti, fate la vostra domanda e noi vi risponderemo rapidamente. Ci vediamo nel prossimo video in cui parleremo di pelli di foca, che cosa sono, a che cosa servono, e poi concluderemo quasi il nostro set e andremo a sciare.